Oggi, se volete, vi porto nel mio tragitto casa lavoro, così facciamo un video noioso. Abbiamo due sorprese che stanno arrivando, una che mi auguro arrivi per la fine dell'anno, la seconda molto probabilmente per la prossima stagione. Sono due moto che ho in cantiere, una che è la mia prima moto, una Kajiva Raptor 1000, con la quale ho fatto tutte le belle esperienze motociclistiche. La seconda è un mistero ancora, mystery bike, perché si è realizzato un 50% di un sogno, che era trovare una moto a basso costo che una persona dava via per poco e investirci qualche soldo per avere una special. Non ho intenzione di costruire una special da milioni di euro senza neanche alterare troppo quelli che sono i canoni delle customizzazioni che si fanno solitamente, però ecco, sono quelle occasioni che quando ti capitano è bene prendere. La Kajiva Raptor 1000, la Zingara, è una moto con una storia. Come tutte le storie, parte in modo drammatico e non si conclude mai, e nel mezzo a molte vicende sono quelle che poi puoi raccontare, come quella volta che ho perso i terminali di scarico, perché avendo fatto l'elaborazione con degli amici, perché io sono assolutamente pessimo in meccanica, ho avuto delle persone che mi hanno dato una mano, ma probabilmente non avevamo fissato bene il terminale e facendo la Valnerina in Umbria li ho persi da qualche parte, non li ho più trovati, devono essere entrati in un bosco. Al tempo vivevo a Roma, è stato bello rientrare da Norcia senza il terminale di scarico. Se riusciamo a completare la moto, mi piacerebbe essere al Gentleman Ride qui a Verona con il nuovo bolide, con il vecchio nuovo bolide, così vi diamo un indizio, ovviamente non poteva altro che essere qualcosa di non troppo moderno. Vi anticipo però che non mi sarei mai aspettato di acquistare quel tipo di moto, avevo tutt'altra idea in testa, però quando arrivano le opportunità le riconosci, soprattutto dopo che ci hai smacinato col cervello per anni. Mi sarebbe piaciuta una BMW, mi sarebbe piaciuta una Guzzi, e invece è arrivata lei, a noi ci piace e quindi ci va bene così. Ed eccoci arrivati, io mi prendo un cappuccino, a voi vi auguro buona giornata.